Due questioni abbastanza calde, leggi sui rifiuti, legge regionale sui rifiuti e caso SMAT, di cosa si tratta? Ma allora partiamo con la prima, intanto grazie perché mi date questa opportunità, quindi grazie Obiettivo News che mi date questa opportunità di poter comunicare ai cittadini, perché credo che questo è un tema veramente importante. Allora, per quanto riguarda la legge sui rifiuti, il DDL 217 è una legge che, ahimè, senza rientrare nei minimi particolari, perché qua dobbiamo dare un'informazione alla gente e quindi arrivare subito a quello che è la cosa più importante. In buona sostanza questa legge prevede due grandi aree, e in queste due grandi aree vuol dire Torino per conto suo e tutti gli altri comuni che sono praticamente 314 assieme, quindi vanno dalla prima periferia di Torino alle Polediese su fino alla Val di Susa. In buona sostanza in questa grande macchia area abbiamo attualmente dei costi che per i rifiuti che sono all'incirca dai 100-110 euro per abitanti. Ahimè, nella parte invece confinante con Torino, quindi i comuni della prima cintura di Torino, vanno dai 90 ai 100 euro, dai 190 ai 200 euro per abitante. Quindi mettendoci assieme tutti questi comuni, alla fine fra un anno e mezzo, due anni, quindi non è immediata, verranno una media, e questa media verrà fuori all'incirca dai 140 ai 150 euro per abitante. Quindi per i nostri territori, Canavese, Polediese e quant'altro, saliremo di 30-40 euro per abitante, mentre su altri comuni della città periferia di Torino scenderà da 190 a 200 a 140 a 150, quindi andremo a penalizzare non poco i nostri amministrati. Ecco perché ho sottoscritto già da un po' di mesi che sto cercando di convincere i miei colleghi del territorio, ma anche quelli fuori territorio delle Polediese, visto che comunque adesso abbiamo un CCA che siamo assieme, Canavese e Polediese, per far pressione sulla regione, ma pare che questa cosa non funzioni, perché qualche sindaco probabilmente non è convinto, e io invece ritengo che sia non un'idea mia, ma sia un'idea oramai anche consolidata e condivisa da altri sindaci di altri territori. So che probabilmente non saremmo a sufficienza per fare un'azione e far cambiare idea ai nostri governo regionale. Per quanto riguarda l'acqua, ne parlo dopo, ma questa proprio a giustificazione della mia convinzione dei rifiuti, sull'acqua io già 3 anni fa avevo portato avanti assieme il Comitato Acqua Pubblica di Torino, dicendo che e informando i miei colleghi che sono nel lato, l'autorità d'ambito dell'acqua, che la SMAT stava attuando una soluzione per quanto riguardava la bollettazione dell'acqua, far pagare l'acqua, con un conguaglio retroattivo di 5 anni. Noi abbiamo detto che quel conguaglio era illegittimo. Purtroppo i colleghi che erano al tavolo dove contavano, dove avrebbero dovuto dire no alla SMAT a fare questa operazione, non mi hanno creduto, non hanno mandato retta. Adesso, per fortuna, sempre col Comitato Acqua Pubblica e un Comitato per i diritti dei cittadini, abbiamo preso un cittadino della provincia di Torino che ha fatto un po' il primo e ha fatto ricorso al giudice di pace, dato che si tratta di una questione che è di sotto dei 1000 euro come valore, va giudice di pace. Il giudice di pace ha esaminato il ricorso che ha fatto questo cittadino e gli ha dato ragione, quindi con una sentenza il giudice di pace ha condannato la SMAT a restituire il maltolto, nel caso specifico sono 300 rotti euro, quindi capite che non è anche solo i 20, i 30 o 40 euro, ma addirittura 300 euro. E da quello che mi dicono, e sono su questi temi sono sicuramente molto molto preparati, il tutto vuol dire che se adesso la SMAT non fa ricorso, cosa che il comitato ha mandato una lettera al sindaco di Torino pregandola, invitandola vivamente di non utilizzare, non spendere più soldi pubblici per mettere un avvocato per far ricorso contro questa sentenza del giudice, che tra l'altro è una giudice, è una donna, e quindi non spendere più denaro pubblico e lasciar perdere via. Se questo avviene, bene, altrimenti dovremmo temporeggiare, credo, ancora un anno e mezzo, due anni, ma sicuramente ci daranno di nuovo ragione e allora faremo fare un ricorso a tutti i cittadini della provincia di Torino, perché praticamente gli hanno preso dei soldi che non erano dovuti, e vuol dire un valore di circa 20 milioni di euro su tutta la provincia di Torino, quindi alle famiglie ritorneranno dentro un po' di soldini. Questo mi spinge a insistere anche sull'altra questione che abbiamo, quelle che abbiamo portato nei rifiuti, proprio perché ci sono delle situazioni
già del passato, dove io ho portato avanti determinati ragionamenti e determinate battaglie, che adesso finalmente abbiamo trovato un giudice che non ha dato ragione a me, ha dato ragione perché la legge non può essere retroattiva, perché per esempio non è che domani ci troviamo anche l'Enel che utilizza lo stesso sistema, oppure l'Italgas per quanto riguarda il metano, altrimenti veramente saremmo fuori, non saremmo più in un paese libero e democratico. Perfetto.